L'ambasciatore, accompagnato dal colonnello Tony Battista, ha ricordato lo sbarco dei canadesi in Sicilia e il loro dispiegamento nel centro-sud Italia. Il sindaco di Bartolomeo ha regalato all'ambasciatore Fox lo stemma di Campobasso per sottolineare l'unione che la nostra città vive con il Canada, soprattutto per i tanti molisani che là risiedono. È molto facile in Canada trovare i prodotti di Molise, di Abruzzo, di Calabria, e quindi questo ci ha fatto una contribuzione importante alla cucina canadese. Hanno tenuto molto bene in Canada, non solamente a Montreal, anche a Toronto, che è una città eminentemente italiana. La Seconda Guerra Mondiale portò tanti molisani ad emigrare proprio in Canada. Obiettivo dell'ambasciatore James Fox è oggi unire ancora di più le due comunità, rendendo più forte il legame attraverso la cooperazione e lo scambio culturale, collaborando con l'Università del Molise e le Camere di Commercio per favorire investimenti e sviluppo nei due paesi. Durante l'incontro, il ricordo è tornato più volte al 1943, quando, per la numerosa presenza dei soldati canadesi a Campobasso, la città diventò strategicamente Canada Town. E questa è una cosa, una memoria bellissima, e quindi questo è anche un modo da parte di voi di ricordare la contribuzione canadese alla vostra liberazione. Quindi è una cosa di cuore.